Lo Stato repubblicano rappresenta una delle principali forme di Stato in cui il capo dello Stato viene eletto direttamente o indirettamente dal popolo o dai suoi rappresentanti con un mandato temporalmente limitato. Si contrappone alla monarchia, dove il capo dello Stato mantiene la carica per diritto ereditario. Nella Repubblica la sovranità appartiene al popolo che la esercita nella forma e nei limiti previsti dalla Costituzione. I titolari delle cariche pubbliche sono responsabili del loro operato davanti ai cittadini e sono soggetti alla legge come tutti gli altri. Il potere non è concentrato nelle mani di un singolo, ma è distribuito tra diversi organi dello Stato secondo il principio della separazione dei poteri. Esistono diverse tipologie di repubblica: parlamentare, presidenziale e semipresidenziale. Nella repubblica parlamentare, come in Italia, il governo dipende dalla fiducia del Parlamento. Nella Repubblica Presidenziale, come negli Stati Uniti, il Presidente è sia capo dello Stato che capo del Governo. Nel sistema semipresidenziale, come in Francia, il Presidente condivide il potere esecutivo con un Primo Ministro. La forma repubblicana si basa sui principi di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, sulla partecipazione popolare alla vita politica e sull'elettività delle cariche pubbliche. Questi elementi fondamentali garantiscono il carattere democratico dello Stato e la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini.